operatori della mensa di Colleoppio stanno facendo l'impossibile per garantire un pasto caldo ai poveri di Roma. La maggior parte di chi prestava servizio alla mensa Caritas erano pensionati che adesso sono chiusi in casa per il timore di essere contagiati. Al loro posto, adesso, suore e sacerdoti di Roma. Ma non basta, servono altri volontari. Questo l'appello accorato del direttore della mensa di Colleoppio. Siamo ancora ben lontani da avere un numero di volontari che ci garantisca con serenità il servizio, quindi sicuramente se qualcuno è disponibile, avere volontari in più in questo momento ci sarebbe molto molto utile, ci aiuterebbe a portare avanti il servizio al meglio. Suor Alessandra e Suor Claudia si danno il turno con le altre consorelle e poi c'è Don Massimo, appena trentenne, che fa rispettare le distanze di prudenza. Davanti a lui passano ogni giorno centinaia di persone, c'è poca voglia di parlare, ma è grazie a loro che i poveri di Roma possono ricevere, per adesso, un pasto caldo. Adesso stiamo ancora riuscendo a dare a tutti un pasto, a tutte le persone che si presentano, un pasto caldo e un po' di tempo per stare seduti con calma e consumare il pasto.